Buona domenica 18 agosto. Continuo la riflessione domenicale intorno al tema che riguarda il futuro. In particolare mi riferisco al titolo del congresso dei club che si terrà a novembre ad Abano Terme. Riappropriarsi del futuro. Non sono del tutto convinto che sia necessario che ci riappropriamo del futuro perché di fatto l'abbiamo già ipotecato, l'ho detto anche in altre occasioni. Però questo tema del futuro ritengo sia molto importante perché ci parla del divenire, dell'abitare il presente nel divenire, tenendo sempre in considerazione il fatto che in noi vi sono anche i fantasmi del passato che ci scuotono, ci sollecitano. Ci fanno pensare. E relativamente al pensare e alle riflessioni, mi soffermo anche su un'altra sfumatura, quello del rapporto che intercorre tra io e noi. Lo faccio perché in più occasioni è capitato che mi sia stato evidenziato come qualche volta uso il noi. Non è un noi maiestatis, sia chiaro, è neppure un noi che pretende di rappresentare qualcuno o qualcuno. Tantomeno posso rappresentare le masse popolari o un movimento associativo. Uso il noi semplicemente per il fatto che non penso che i pensieri che esprimo attraverso le parole siano frutto soltanto della mia disponibilità a pensare. Ma i pensieri attraverso le parole vengono dal vissuto condiviso tra poche persone, in una dimensione comunitaria. Ecco perché, prima di tutto, mi assumo la responsabilità di quello che dico, non lo attribuisco a nessuno, tantomeno presumo di avere una delega per parlare a nome di qualcuno o di qualcuna. Nessuna delega, ma allo stesso tempo mi rendo conto come nessun essere umano è in grado di formulare un pensiero a partire da se stesso. Che lo voglia o no, quel pensiero nasce dal complesso insieme delle sue esperienze riguardanti il passato, il presente e le aspettative proiettate nel futuro. Spero chiarito questo. Perché evidentemente non c'è mai possibilità di chiarire definitivamente, mi accingo ad affrontare il tema della ipoteca sul futuro. E lo faccio attingendo a alcune letture che sto facendo. Ho visto in questi giorni il film Oppenheimer sulla bomba atomica. Ho letto il libro di Paolo Giordano, Tasmania, il cui protagonista si è impegnato a scrivere un libro sulla bomba atomica. Sto leggendo, rileggendo, La banalità del male di Hannah Arendt. Dunque, siamo in agosto. Il 6 e 9 agosto abbiamo ricordato Hiroshima e Nagasaki. L'insensatezza umana, smettiamo di dire che è la follia umana, no, l'insensatezza umana, nulla a che vedere con la follia, perché l'insensatezza si dispiega attraverso piani e programmi molto razionali, all'insegna dell'egocentrismo e a nome dei popoli. La formula magica che costituisce anche nelle democrazie le dittature. Ebbene, a Hiroshima e Nagasaki è andata in scena tragicamente la spietatezza dell'Homo sapiens, che si è attribuito a un certo punto di essere sapiens, ma che poi, nella realtà dei fatti, agisce con insipienza. Abbiamo, credo, oltre 10.000 testate nucleari. Sono
Sono passati molti anni da allora, da quella catastrofe umanitaria che fu Hiroshima e Nagasaki, ma che trae origine dalle stoltezze della prima metà del Novecento che incontriamo con evidenza nella banalità del male, il processo ad Eichmann. Personaggio grottesco, ridicolo, tragico, cinico. La pochezza umana che sale al potere insieme agli altri gerarchi nazisti, in un intreccio di interessi destinati all'egocentrismo estremo. Il sionismo e il nazismo a un certo punto convergono tragicamente. Attenzione perché oggi la destra estrema antisemita si rappresenta come filo sionista dalla parte di Netanyahu. Ecco, questo è qualcosa di sconvolgente, di scandaloso. L'ebraismo rappresenta uno dei tratti dell'umanità più significativi. Sono pochi gli ebrei nel mondo, ma da quella istanza di liberazione che persevera da migliaia di anni, viene qualche volta generata la tentazione egemonica, che è largamente presente a tutti i livelli dell'umanità, religiosi, politici e culturali, a partire soprattutto dalla realtà della vita quotidiana. Sì, perché la banalità del male ci parla di un uomo, Eichmann, ridicolo, grottesco, tragico, violento, bugiardo e contemporaneamente preciso, preciso nelle sue narrazioni. Siamo di fronte alla tragedia delle burocrazie. Ecco, tutto questo mi sollecita profondamente a prendere atto che noi esseri umani, vedete, noi, non parlo in nome della umanità, non ho nessuna delega per farlo. A me dà fastidio anche quando si afferma che si parla in nome delle famiglie di Kleve, no? Si parla in nome delle famiglie di Kleve. Parlano le famiglie di Kleve, non parlano le famiglie di Kleve, parlano le persone. Che naturalmente se si chiudono nella propria egocentricità e ecoreferenzialità, finiscono per non ascoltare e parlare a vanvera. Questo è inevitabile. Sì, perché quelle grandi tragedie del Novecento sono state perpetrate da due elementi, quella di figure assurde, stolte e insensate, non folli, non si chiami in campo la sofferenza mentale. I dittatori insensati e stolti, codardi e violenti del Novecento, che riemergono oggi nella dinamica politica attraverso il tentennare da parte, per esempio, del nostro primo ministro o prima ministra, chiamatela o chiamatelo come vi pare, a seconda di come a lei piaccia, la quale ha una difficoltà estrema di dichiararsi antifascista. Sarà un dettaglio, una sfumatura, cosa di poca importanza, qualcuno dice, ma non è così poco importante, perché si vuole ipotecare il futuro intorno a un'idea di supremazia di una parte dell'umanità sul resto. Si parla di una supremazia chiusa in se stessa, indisponibile a riconoscere che cosa? La biodiversità, la diversità culturale, i limiti che ogni essere umano ha in sé e quindi la necessità
non di ipotecare il futuro, ma ad accoglierlo nel suo divenire senza alcuna pretesa di poterlo condizionare unilateralmente. Certo, i nostri comportamenti in qualche modo incidono sulla dinamica evolutiva del futuro, lo osserviamo attraverso appunto la presenza di guerre devastanti intorno a noi, devastanti, che fanno scempio del rispetto della vita. Lo osserviamo nelle catastrofi climatiche che nel sud del nostro paese si fanno particolarmente pesanti in questo agosto. Non c'è l'acqua, ma non perché la natura sia cattiva, ma perché noi siamo stupidi, stupidi, insensati, prepotenti e violenti, tesi a ipotecare il futuro. Abbiamo costituito una dinamica esistenziale attraverso la quale ci appropriamo e desideriamo di appropriarci sempre di più e contemporaneamente vogliamo garantirci che il futuro sarà caratterizzato dal dominio delle nostre proprietà in asse ereditario. Voglio scandalizzare. Non c'è nulla da ereditare. Si smetta di considerare l'eredità una spartizione di possedimenti materiali e immateriali. E quando affermo immateriali mi riferisco, per esempio, un pensiero espresso da una persona che ha saputo esprimere lungimiranza, sapienzialità, anche umiltà, traendo il suo pensiero da ciò che ha incontrato nel tempo in cui ha vissuto e quindi pienamente e legittimamente può coniugare l'io e noi. Mi riferisco a Vladimir Rudolf, il quale, applicando l'approccio ecosistemico, antropospirituale, alla organizzazione del lavoro dei club, ha sicuramente attinto in quel noi che è germogliato nonostante tutto nella prima metà del Novecento e si è poi esteso nel periodo post-bellico. Vedete, dalle ceneri dell'insensatezza umana nasce anche la ricchezza di una proposta che finalmente pone fine non alle tentazioni, mi veniva a dire alle tentazioni, ma forse pretendo troppo, pone fine ai processi di stigmatizzazione che sono tentazioni costanti. Abbiamo conosciuto in questi anni dopo la riforma psichiatrica, o poco prima, intorno alla riforma psichiatrica, movimenti di cittadini che si trovavano a essere familiari di persone con una problematica psichiatrica o anche alcologica. Ebbene, sono nati movimenti di autoaiuto, di volontariato, ma vi è un preciso distinguo posto in essere da Udoli. Quello che ci invita a non distinguere tra alcolisti, schizofrenici e familiari. Utenti e familiari, la ricomposizione generativa di un orizzonte di senso di ciò che sembra insensato è l'esperienza e la visione ecosistemica. Non ci sono più familiari e disagiati, malati mentali, tossicodipendenti e alcolisti. Ci sono sistemi che vanno ben oltre i confini della famiglia mononucleare. Ci sono sistemi entro i quali si esprime un messaggio di disagio esistenziale che riguarda i sistemi stessi. Questo è il passaggio difficilissimo. E guardate che neppure la sobrietà è in grado di risolvere questo problema, la sobrietà espressa magari generosamente
dai familiari e forzatamente dagli alcolisti, se la sobrietà viene interpretata in questo modo, fa poca strada, perché di fatto, in termini di esperienzialità e di visione, non è cambiato assolutamente nulla. Quante volte i familiari si sono fatti protagonisti attraverso una evidenza, naturalmente, di una richiesta di porre mano a una controriforma psichiatrica. I familiari sono stati lasciati soli, è vero. Questo è sacrosanto. Ma la proposta udoliniana fa un altro passaggio. Chiede a tutte e a tutti di fare esperienza comunitaria affinché ognuno trovi il coraggio di mettersi radicalmente in discussione. Attraverso questa modalità esistenziale abbiamo molto meno bisogno dello strutturalismo post-manicomiale che oggi chiamiamo comunitario. Molto spesso le comunità simbolicamente rappresentano una riedizione decisamente più umana dell'idea del manicomio, che è la distinzione, la separazione. Vai là, ti riabiliti, torni a casa aggiustato, siamo più sollevati, ci impegneremo anche socialmente e culturalmente per fare in modo che ci siano più comunità, che ci siano più possibilità di aggiustare gli scartati della terra, coloro i quali sono stati definiti rotti, dunque malati, e se non usiamo la parola malattia, disagiati. Ecco, queste sono le dinamiche attraverso le quali noi dobbiamo guardare al futuro, non con una aspettativa di appropriazione, ma prima di tutto con una disponibilità a liberarci da questi fantasmi escludenti ed etichettanti, ingiusti, ingrati nei confronti della vita che è dono e che non abbiamo mai imparato sufficientemente a rispettare, mai sufficientemente. È una grande fatica che osserviamo anche nella semplice dinamica della realtà dei club, le famiglie. Tanto celebrate famiglie fanno grande fatica a partecipare, cioè, cosa c'entro io? Nel cuor loro dicono, anche se magari non hanno il coraggio di dirlo esplicitamente. È chiaro che tutto questo richiede un impegno all'apprendimento continuo, perché questo significa andare in controtendenza rispetto alla cultura dominante. E la proposta culturale dei club ha in sé un elemento fondamentale rispetto allo scorrere del tempo, quello di vivere intensamente il presente, il qui ed ora non per fissarlo, o per diventare un luogo nel quale ci lamentiamo del nostro passato perché è decisamente traumatico, nel senso che contiene in sé elementi traumatici che condizionano la nostra esistenza. No, perché questo significa voltare lo sguardo all'indietro e diventare una statua di sale. No, vivere il presente nel suo divenire, senza alcuna ipoteca. Questo poi ha delle conseguenze anche sul piano economico. Penso al PNRR, al bonus 110%. Oh, che bello, tutto gratis. No, hai indebitato coloro che verranno dopo di te. Loro dovranno pagare la tua insensatezza, che hai ceduto alla tentazione di una iniqua ridistribuzione delle risorse generate dalla necessità di una crisi che non abbiamo saputo leggere sufficientemente. Penso alla pandemia. Ecco che allora la contemporaneità, il qui ed ora, deve trovare la forza e il coraggio da parte di ciascuno di noi, di ciascuna di noi, di guardare al futuro nel suo imprevedibile divenire, uscendo dalla nostra posizione antropocentrica. Ma prima ancora di uscire dalla posizione antropocentrica, dobbiamo uscire dalla dimensione
egocentrica, egocentrica e collettivistica allo stesso tempo. E questo connubio tra egocentrismo e collettivismo ci rende indisponibili ad accogliere un percorso di liberazione quotidiano, un percorso sicuramente con tante trappole e ostacoli, con opposizioni piuttosto robuste da parte del sistema politico. Ebbene, oggi sarebbe bello che tutti scendessimo in piazza, quel valore simbolico dello scendere in piazza, e chiedessimo ai governanti di smantellare gli arsenali atomici, di smetterla di investire denaro sulle armi e di porre una moratoria imperitura nei confronti delle belligeranze. I conflitti ci stanno, ci sono, ma abbiamo tante risorse nella nostra presunta sapienzialità, che tale non è nel momento in cui abdichiamo rispetto alla necessità di generare un dialogo nella diversità. E lì poi andiamo verso forme di dominio. Se vogliamo essere sapiens, dobbiamo essere umili, capaci di ponderazione, di moderazione, di apertura al dialogo nel presente, senza alcuna aspettativa per il futuro, ma con un senso etico relativamente al dovuto nei confronti di ciò che sarà dopo di noi, il che significa prendere il creato e servirlo, non possederlo. Prospettiva molto semplice. Siamo giardinieri, siamo pastori del creato. E tutto questo ci porta a uscire da quell'ansia, da quella paura che ottenebra le menti, che genera indisponibilità alla relazione. Ansia e paura che sono sempre generati dalla presenza incombente dell'insipienza umana che si costituisce a partire dalla banalità della vita quotidiana, nella quale il male, che è espressione di una mondanità egocentrica e supponente, è sempre presente. Probabilmente non sarà mai eradicato definitivamente, penso. Racconto evangelico del grano e della zizzania. Cresceranno insieme, ma noi siamo chiamati a coltivare il grano. E poi, alla fine dei tempi, sarà bruciata anche la zizzania, ma non facciamoci distrarre dal male. Impariamo a coltivare il bene senza mai desiderare di appropriarci del futuro, viverlo sì, con senso profondo di responsabilità, con la disponibilità a coltivare l'etica nei confronti del futuro, ed è un'etica della condivisione della responsabilità, e tutto questo può avvenire solo se generosamente ci predisponiamo a celebrare la vita. E celebrare la vita come dono è l'impronta che dovrebbe caratterizzare il tratto evolutivo dell'Homo sapiens, diventare creatura tra le creature, prendere coscienza che dalla terra siamo nati, siamo humilis, veniamo dalla terra, siamo nomadi, siamo itineranti, siamo pellegrini che abitano provvisoriamente un luogo di accoglienza e non un luogo di proprietà. Buona giornata a tutte e a tutti.